Cardio, meglio prima o dopo l'allenamento con i pesi? La risposta è molto semplice, dipende dal tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è quello di migliorare la tua resistenza cardiovascolare, cioè migliorare la tua prestazione dal punto di vista atletico, se parliamo ad esempio di un'attività come la corsa, la bici o magari il nuoto, sicuramente in questi casi è meglio dare la priorità all'attività cardiovascolare. E la cosa migliore è quella di separare gli allenamenti cardiovascolari dall'allenamento con i pesi, dando ovviamente la priorità a quest'ultimo, cioè su una settimana ipoteticamente di 5 allenamenti a disposizione, sicuramente 3 allenamenti devono essere dedicati all'attività cardiovascolare, mentre 2 allenamenti possono essere dedicati all'aspetto muscolare, quindi all'allenamento con i pesi, in modo tale da trasformare la forza che sviluppi con l'allenamento con i pesi in reattività ed esplosività che potrai utilizzare durante gli allenamenti cardio. Se il tuo obiettivo è quello di aumentare la massa muscolare e la forza muscolare, ovviamente in questo caso devi dare la priorità all'allenamento con i pesi. Volendo unire i due aspetti, la cosa migliore è quella di svolgere prima l'allenamento con i pesi, cioè sfruttare quella che è l'alta scorta, l'alto contenuto di glicogeno all'interno del tuo organismo, in modo tale da avere il massimo dell'energia per poterti allenare dal punto di vista muscolare, quindi sulla tua ipertrofia. Poi, una volta che avrai, diciamo, ridotto le scorte di glicogeno, a quel punto potrai svolgere alcuni minuti, una fase, diciamo, cardio, che sarà sicuramente ancora più utile in quanto le scorte di glicogeno saranno ridotte. E di conseguenza il tuo organismo sarà stimolato a utilizzare i grassi come principale fonte di energia. Se il tuo obiettivo è quello di dimagrire, perdere peso e bruciare massa grassa, dal mio punto di vista la cosa migliore è quella di unire i due allenamenti, cioè l'allenamento cardiovascolare con quello muscolare, legato soprattutto in questo caso a una stimolazione del tono muscolare. Quindi lavorare ad esempio a circuito o ancora meglio ad interval training, alternando nel tuo allenamento un esercizio muscolare con alcuni secondi o minuti di lavoro aerobico a corpo libero oppure con l'utilizzo di macchinari cardio. In questo modo riuscirai a stimolare contemporaneamente il metabolismo basale a consumare grassi come principale fonte di energia e allo stesso tempo a stimolare il tono muscolare e a stimolare così la crescita del tuo metabolismo basale, in modo tale da bruciare sempre più calorie ad ogni allenamento.